Mr. Pripke, sono Sam Donaldson della TV americana. Lei era nella Gestapo nel 1944, vero? A Roma? Sì, a Roma. I comunisti fecero saltare in aria un gruppo di nostri soldati tedeschi. E per ogni soldato tedesco dovevano morire 10 italiani. Civili? Sì, civili. Per lo più erano terroristi. Ma sono stati uccisi anche dei bambini, ragazzini di 14 anni. Ma perché gli ha sparato? Non avevano fatto nulla. Erano gli ordini che avevamo ricevuto. C'era la guerra, queste cose succedevano. Stava solo seguendo degli ordini? Sì, certo, ma io non ho sparato a nessuno. Ma lei ha ucciso dei civili nelle fosse? Però lei era lì. Sì, ero lì, ma era un ordine del nostro comando. Gli ordini non sono una scusa. In quel tempo un ordine era un ordine. E lei lo ha eseguito? Ho dovuto eseguirlo. E sono morti i civili? Sì, sono morti i civili. Molti civili sono morti in tutte le parti del mondo e continuano a morire. Lei vive in questo periodo, ma noi vivevamo nel 1933. Nessuno vuole parlarne oggi, ma la maggior parte della Germania all'epoca era nazista. Non abbiamo commesso un crimine, abbiamo fatto ciò che ci era stato ordinato, non è stato un crimine. Lei ha mai deportato gli ebrei nei campi di concentramento? Non sono mai stato contro gli ebrei, sono di Berlino e lì vivevamo insieme a molti ebrei. Lei non è un gentiluomo.